può mostrarsi molto attento, può mostrarsi premuroso. Salutiamo anche la nostra Roxy Rosa. Può dimostrarsi, diciamo, affettuoso, però non è motivato dall'amore, diciamo, ma dal desiderio, se vogliamo, di conquistare, dal desiderio di controllare l'altra persona. Quindi, una volta ottenuto ciò che vuole, il narcisista perde interesse per l'altra persona e inizia fondamentalmente a manifestare le sue vere caratteristiche. Inizia a manifestare egoismo, mancanza di rispetto, e questo, salutiamo anche Sissi, devi tenerlo presente perché è un fatto fondamentale. Se tu speri che il narcisista possa innamorarsi, sei campato in aria. Vediamo di capire vediamo alcuni segnali che ti fanno capire che il narcisista di fatto, poi potenzialmente narcisistici, come al di là di tutte le strategie, no? Perché noi non è che possiamo avere una persona, il narcisista certificato, diciamo, perché certificato non lo sarà mai. Però, se volesse essere sempre al centro dell'attenzione e vuole essere ammirato e non fa mai niente per te, che cazzo te lo tieni a fare? Questo è profondamente sbagliato. Se diciamo è convinto di essere superiore a tutti gli altri, di meritare solo il meglio, potrebbe essere una cosa positiva, ma deve dare, deve considerare anche gli altri. In una relazione, salutiamo anche Pippo, sentimentale affettiva, ci deve essere sempre uno scambio, ci deve essere sempre uno scambio. E in effetti una relazione si dice manipolativa, perché le relazioni, come da un punto di vista logico-razionale, no? Ci sono diversi tipi di relazione. La relazione potrebbe essere una relazione basata come dire, sull'utilità. L'utilità è una relazione logico-razionale, cioè con delle persone, ma questo da un punto di vista della comunicazione cosa significa? Beh, vado a comprare il pane, per dire, e do 1 euro e dall'altra parte mi danno un panino. Questa è una relazione basata sulla reciproca utilità. Invece, se salutiamo anche Patrizia Perotti, la nostra carampa gnocca. Se io parlo con una persona, ad esempio, e do l'euro e non ricevo il pane, quella è una relazione dove io vengo usato. Però anche una relazione basata solo su un piano logico non è una relazione poi d'amore, fondamentalmente, è una relazione di utilità, è quella che si chiama sodalizio d'amore, no? Ma il narcisista non si aggancia al sodalizio d'amore. Poi c'è la relazione interattiva, ecco, la relazione interattiva è la vera relazione d'amore. Quindi se volete sviluppare una relazione interattiva, dovete imparare a sviluppare una relazione d'amore. Questo è un punto fondamentale. Dovete imparare a sviluppare una relazione d'amore. Che cos'è una relazione d'amore? Intanto ditemi, sentite bene, vedete bene, datemi la conferma che vedete che sentite bene. Cosa significa? Significa che ci deve essere uno scambio anche a un livello emotivo. Questo è un altro saluto anche da Maris. Questo è un altro punto fondamentale, no? Anche da un punto di vista emotivo ci deve essere uno scambio. La relazione interattiva è proprio quella dove c'è uno scambio. Il narcisista invece mette in atto una situazione che si chiama comunicazione manipolativa, no? La comunicazione, perché il narcisista mette in atto una comunicazione che si basa su un ricatto fondamentalmente, quindi tende a ricattarti in qualche modo. Tieni presente che se ti rendi conto che la persona mette in atto una comunicazione manipolativa e come fare a capire, quindi come puoi capire che la persona che ti interessa
come puoi capire che la persona che ti interessa mette nei tuoi confronti in atto una comunicazione manipolativa? È importante.